Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Pensioni, crolla il potere d'acquisto, dal 2008 persi 1.419 euro. UE, accordo su Juncker presidente, Renzi ha vinto la flessibilità. Papa, dopo il forfè al Gemelli, confermate le udienze di oggi. Nel 2014 un pensionato medio perderà 1.419 euro di potere d'acquisto rispetto al 2008, oltre 118 euro in meno al mese. È quanto denuncia Marco Venturi, presidente di Confesercenti. Siamo l'unico paese dove i pensionati pagano in proporzione più tasse di quando erano attivi, sottolinea Venturi. Dopo intense trattative, i paesi dell'UE hanno raggiunto l'intesa sia sul programma che sulle nomine. Vince la linea della flessibilità per chi fa le riforme, fortemente caldeggiata da Renzi. Accordo anche sulla presidenza della Commissione UE, che spetterà al popolare lussemburghese Jean-Claude Juncker. Dopo il forfè di ieri al Policlinico Gemelli di Roma, con la visita annullata a causa di una indisposizione, restano confermati gli impegni odierni di Papa Francesco. Al Palazzo Apostolico in Vaticano il Pontefice riceve in udienza il presidente del Madagascar e una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, in visita a Roma per la festa dei Santi Pietro e Paolo. Le truppe irachene hanno iniziato ad avvicinarsi alla città settentrionale di Tikrit dall'11 giugno, caduta nelle mani dei miliziani sunniti dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. Come riferisce il sito iracheno Al-Sumeria, le truppe del governo stanno avanzando con carri armati e veicoli blindati verso la città natale di Saddam Hussein. Sul Golden Gate Bridge di San Francisco verranno installate reti in acciaio per evitare possibili suicidi. L'intervento costerà 76 milioni di dollari. Dalla sua inaugurazione nel 1937, più di 1.500 persone si sono suicidate lanciandosi dal ponte e, secondo la fondazione Bridge Rail, si tratta del luogo in cui si è registrato il maggior numero di suicidi nel mondo. Dopo aver battuto anche i Coldplay, entrando al primo posto della classifica inglese dei dischi più venduti, Sam Smith replica il successo conquistando i vertici della classifica americana con il suo primo album In the Lonely Hour. Con questo risultato Sam Smith diventa il primo artista maschile inglese ad entrare così in alto nella storia della classifica USA con un disco di debutto. Quella contro Luis Suarez è una sanzione corretta. Si schiera con la FIFA Pelé, dopo il morso dell'attaccante uruguaiano a Giorgio Chiellini costata al giocatore 9 turni di squalifica. La decisione è stata giusta, prosegue Orei, perché deve essere d'esempio. Nessuno deve essere tentato di emulare Suarez.